Pordenone. Crisi cinematografica. La si può superare con il talento, è il caso di Fellini, o puntando in modo totale sui muscoli, sulle leggende mitiche, sul roteare delle spade in una specie di elegia della forza erculea. Si sta girando a Roma Il Leone di Tebe. Interpreti Yvonne Furneaux, la fanciulla illibata. Mark Forrest, il fusto alla glicerina, e Massimo Serato, il bieco tiranno. Si potrebbe fare dell'ironia, ma non è il caso. Da anni questi western all'italiana che sostituiscono agli indiani gli dei cattivi girano il mondo e registrano incassi record. La critica li ignora, indaprata com'è a correre dietro al cinema de sé. Ma ignora anche che un duello con spade di cartone come fatto industriale val più dell'alienazione e della incomunicabilità. Eravamo a